Buonasera, io sono Marcello Marino, collaboro con il professore Aurelio Uncini della Sapienza di Roma. Io mi occupo principalmente della codifica e della codifica, diciamo, del trattamento dei segnali audio digitali in generale in vari ambienti, soprattutto quelli diciamo Linux. Io collaboro anche con il gruppo di sviluppo di Audacity, che è un applicativo utilizzato su Linux soprattutto per la produzione musicale, e inoltre, diciamo, collaboro anche con alcuni sviluppatori del Linux Audio User Group. Lasciatemi dire, insomma, che il motivo, diciamo, l'obiettivo principale del mio intervento è quello di incentivare la produzione e la riproduzione, diciamo, in generale dell'audio, degli applicativi audio in ambito quindi musicale, soprattutto farvi vedere quanto, diciamo, Linux lavora sotto questo aspetto, perché realizza, diciamo, delle strutture, delle architetture software particolarmente interessanti e particolarmente complesse. Io principalmente ho mirato l'attenzione a Alza e Pulse Audio, che sono, diciamo, la spina dorsale, diciamo, di tutto il sistema, diciamo, audio Linux. Il terzo obiettivo principale è quello di darvi la possibilità di aprire, diciamo, gli orizzonti per quanto riguarda questo ambito. Innanzitutto per quanto riguarda, diciamo, l'uso che viene fatto, appunto, di sistemi open source all'interno della realtà che viviamo. Lasciatemi dire alcuni concetti principali che ci aiuteranno a capire quanto, diciamo, gli aspetti principali di queste architetture. In generale, quello su cui noi quello che siamo abituati a vedere sono in generale segnali audio digitali, ovvero segnali audio quantizzati. In questo schema si può vedere chiaramente come in generale un segnale viene quantizzato, quindi viene digitalizzato attraverso una struttura audio source, quindi una sorgente audio, viene campionato, quantizzato e poi memorizzato all'interno di un dispositivo di memoria. La domanda seria che in realtà persiste, diciamo, per quanto riguarda questo aspetto è la reversibilità di questa operazione, cioè se un dato viene digitalizzato è possibile riportare quel dato digitalizzato nella sua forma analogica? Naturalmente sotto certe condizioni questo è possibile. Il problema sta nella qualità di questa operazione. Uno degli, diciamo, dei più importanti aspetti in questo ambito è la rappresentazione numerica di un determinato segnale. In generale, un segnale, perché è importante questa rappresentazione? Perché indica innanzitutto quanto è preciso il dato digitalizzato, e quindi quanta precisione ci sarà poi nel riportare quel dato digitalizzato alla sua forma analogica. Quanta memoria ci vuole, quindi quanta capacità ci vuole per memorizzare un particolare dato, e soprattutto, con quanta velocità è possibile trattarlo. Qui abbiamo in generale la rappresentazione numerica che viene utilizzata principalmente nei sistemi GNU Linux, e quella è la rappresentazione floating point relativa allo standard IEEE 754, che in generale si basa principalmente su una rappresentazione, appunto, a virgola mobile, basata su segno, mantissa ed esponente, e diciamo, nella quale abbiamo due tipi di precisione, che è quella che normalmente siamo abituati a vedere nei nostri sistemi, ovvero quella a 32 bit e quella a 64 bit. Siamo abituati anche a utilizzare dei player per quanto riguarda la riproduzione di file musicali, e quella è il principale, diciamo, la principale domanda che ci facciamo è se in generale il file musicale è esattamente quello che poi arriva all'hardware sottostante. In realtà no, in questo schema si è possibile vedere come in generale
è possibile dividere diciamo, i container dai codec, dove il container è in generale un formato software attraverso il quale il sistema operativo riconosce il tipo di file e si, in generale si occupa principalmente di presentazione, packaging e trasporto, mentre il codec, che dialoga principalmente con l'hardware, e qui abbiamo ho inserito alcuni tra i più famosi come Spix, che viene utilizzato anche nella telefonia, FLAC, che è il principale, diciamo, codec, anche quello qualitativamente migliore, Webpack e Opus sono nomi che in generale non abbiamo, non so se abbiamo avuto mai l'opportunità di ascoltarli. Sopra, per quanto riguarda la parte dei container, sicuramente abbiamo avuto a che fare con i formati MP3, con i formati Windows Media Audio, il formato AIFF e il formato OGG Vorbis. Il formato OGG Vorbis è quello che è utilizzato particolarmente bene e quello che si presta particolarmente bene nei sistemi GNU Linux, è quello sul quale vorrei, diciamo, aprire una breve parentesi. In generale OGG Vorbis è non è solo un container, ma è un container e anche un codec. In generale OGG è il container che sostiene in generale sistemi tipo come Vorbis, Teora, Opus e FLAC. È un sistema multipurpose, multiplex in stream. E in generale si occupa, ha questa particolarità di avere un packaging e un trasporto molto complessi e accurati, soprattutto mirati al controllo degli errori. Infatti contiene, diciamo, un campo nella segment table, ha un campo, diciamo, di bitstream serial number di 4 byte, dove ogni stream è un flusso di bit univocamente identificato, e in generale ogni stream è composto da pagine che sono univocamente identificate. Quindi se esiste un errore all'interno di una pagina, noi siamo capaci di andare a correggerlo. Vorbis invece è il codec che è sostenuto appunto dal container, che sostiene il container OGG. Si basa principalmente su un encoding e decoding basato su una quantizzazione vettoriale, e supporta la tecnica di bit rate peering on network, cioè la possibilità di variare il bit rate a seconda della velocità di trasmissione dell'utente. In generale, dove viene utilizzato questo tipo di sistema? Viene utilizzato principalmente in audio gaming e in audio streaming. Non so se avete mai avuto l'opportunità di sentire nomi come Spotify, Ubisoft, Unity. Sono tutti Spotify è uno dei più recenti, diciamo, sistemi di streaming audio. Ubisoft è una casa produttrice di videogiochi, Unity è un motore, diciamo, di gaming, e entrambi, diciamo, tutti e tre questi sistemi supportano questo tipo di sistema, questo tipo di formato. Mi lasciate anche dire che la realtà in generale, la realtà informatica, quella che principalmente si basa sui software, tende principalmente a riversare la tecnologia già esistente all'interno appunto dei software, così che, diciamo, gli hardware compiano in qualche modo meno lavoro. Difatti tutti i sintetizzatori e tutti i sequencer e i mixer che in generale esistono, diciamo, nella realtà, sono rapportati nelle cosiddette DAW, cioè Digital Audio Workstation, in maniera diciamo molto molto complessa e diciamo anche difficile da comprendere e da programmare. I sintetizzatori infatti sono dispositivi hardware o software il cui scopo è quello di realizzare la sintesi digitale del suono. I sequencer sono in generale utilizzati per il controllo dei segnali per pilotare un determinato dispositivo elettronico. In particolar modo il sequencer software sfrutta sintetizzatori virtuali e graphical user interfaces e application programming interfaces necessarie al sistema operativo per ospitare il programma, diciamo, di audio. I mixer sono in generale dei dispositivi hardware e software che hanno N ingressi e N uscite, ovvero che sono rappresentati appunto dai canali, il cui scopo è quello di prendere in ingressi più segnali audio e compattarli in un unico flusso in modo tale da poter inviare a più canali di riproduzione. La Linux Audio Architecture è una struttura, come potete vedere in figura, come questa qui.
dove al di sopra di questa struttura sono contenuti in generale tutti gli applicativi, tutte le applicazioni come Audacity, Ardour, Wavesurfer, Razor Sound, VLC, Benchy, non so quanti di voi utilizzano, diciamo, player di questo tipo. Esiste una fascia di sistemi jack, come Jack, Phonon, Xeen, G-Streamer e Pulse Audio, una ulteriore, diciamo, fascia che è più vicina all'hardware, dove sono contenuti i driver, ovvero dove in generale questi sistemi dialogano con l'hardware attraverso il kernel. A destra possiamo vedere alcune informazioni generiche sui dispositivi, sui driver FADO, che in generale non sono più utilizzati. Inizialmente Linux montava solo ed esclusivamente driver FADO e Open Sound System solo successivamente, mentre recentemente sono stati aggiunti Alza, Pulse Audio e poi, diciamo, il più complesso Jack Connection Kit. La particolarità di questi sistemi è che sono particolarmente flessibili, perché si interfacciano in numerosi contesti, ed è possibile in qualche modo anche vederne la presenza in alcuni dispositivi di uso comune. Noi ci concentreremo principalmente su questa parte qui, Pulse Audio e Alza, in cui, e non nelle slide, ho dimenticato di dire che in generale ho caricato su slide share, dopo vi ridò i riferimenti, delle slide più integrale, in cui praticamente esploro anche concetti che non ho inserito in questo intervento. Per i più smanettoni, Linux Audio, qual è la potenza di Linux? È quella di poter in generale arrivare all'architettura hardware attraverso la bash shell. Infatti attraverso la bash shell è possibile sapere quanti e quali dispositivi audio sono attualmente collegati alla macchina, entrare attivamente nei moduli attuali del kernel, elencare i sound server, poi vedremo cosa significa sound server, installati sul sistema, e visualizzare il contenuto delle librerie dei file di configurazione dei sound server rilevati. Poi un'altra vasta gamma di operazioni e di informazioni che si possono effettuare sempre attraverso la shell. Vi consiglio di provare, diciamo, questi comandi che sono che ho inserito appunto in queste slide, per vedere, diciamo, per toccare con mano quelli che sono gli aspetti, diciamo, dell'architettura audio Linux. Passiamo alla Alza. Alza rappresenta principalmente il principale sistema, quello che è stato inserito prima, subito dopo, diciamo, Open Sound System. È in generale un sistema completamente modulare, cioè costituito da moduli che sono facilmente implementabili e programmabili. Ha un supporto efficiente per tutti i tipi di interfacce audio, sia le schede audio presenti all'interno delle normali architetture, sia interfacce, diciamo, audio, cioè sistemi audio esterni. Supporta la SMP, ovvero la Symmetrical Multiprocessing e Multithread, ovvero ha la possibilità di interfacciarsi contemporaneamente con più sound, con più sound card, quindi con più schede audio. La libreria spazio utente Alza Libre Sound, che sono in generale librerie consultabili e anche modificabili, vengono utilizzate appunto per semplificare la programmazione delle applicazioni e fornire funzionalità, diciamo, di alto livello rispetto naturalmente al sistema precedente OS. Alza viene utilizzato, qui, diciamo, innanzitutto il Alza, che è nato dopo Open Sound System, aveva il bisogno di interfacciarsi anche con i driver, per cui si parla generalmente di Alza OS, proprio perché Alza OS, quando in generale Alza e Pulse Audio sono due sistemi che vengono preinstallati in tutte le distribuzioni, voi installate una distribuzione, Alza e OS viaggiano in qualche modo di pari passo, quindi sono in generale sistemi paralleli. Alza viene utilizzato innanzitutto come Basic Audio Engine in numerosi dispositivi come decoder di Sky, Mediaset Premium, PlayStation 3, Xbox e ha anche alcuni dispositivi Android. Se voi andate a cercare la cartella ETC dei vostri dispositivi Sky, troverete che Alza è montato all'interno di questi dispositivi. L'architettura di Alza si propone, diciamo, su tre livelli. C'è un application layer che comunica direttamente con i processi, anche se la parola application in generale non si intende
a livello applicativo, ovvero quello, l'interfaccia grafica che voi potete, diciamo, all'interno. Ricordatevi sempre che Alza si basa, principalmente è impiantato sopra, proprio poco sopra, al di sopra della macchina. In generale si preoccupa quindi della codifica dei dati, ponendosi appunto come collegamento indiretto alla macchina. Il mixer API, che è il livello intermedio, ha due compiti: quello di miscelare i flussi audio provenienti da varie sorgenti nel caso in cui voi voleste sentire la musica e allo stesso tempo suonarci su. In questo caso potreste utilizzare per esempio un software di gestione multimediale che vi aiuta in questo caso a, per esempio, la vostra riproduzione, la vostra sessione di recording. Fornisce la mappatura degli elementi di controllo associati all'hardware, ovvero monta la possibilità di montare più audio, più schede audio esterne. Fornisce un migliore supporto Alza per sistemi embedded che gira su determinati processori. Questo viene effettuato appunto dall'Alza System on Chip, cioè l'ASO Cleric, che è quello in generale quello più vicino alla macchina. Questo consente in generale a due compiti: quello di monitorare la potenza erogata da un determinato file audio in esecuzione, e in generale dà un grosso supporto alla portabilità dei codici, cioè è possibile utilizzare Alza su più dispositivi e soprattutto supporta più codec. L'application layer in generale è costituito dall'Alza Resampler, che in generale è un merging, è un elemento di merging tra l'hardware e il software, il cui unico obiettivo è quello di adattare il numero di frames degli hardware period al buffer size disponibile, che cambiano da scheda audio a scheda audio, e determinare il numero di frame per ogni unità di elaborazione. Naturalmente voi vi chiederete: che cavolo sono sti frame, hardware period e buffer size? Ve lo spiego io. In generale ogni file musicale è composto in frame, ovvero un frame è in generale un campione in fase di riproduzione, la cui naturalmente parola codice è composta da un numero di bit che dipende dal sistema di riproduzione. Il numero di frame, naturalmente, il periodo è rappresentato appunto dal numero di frame che un hardware interrupt, cioè che una scheda audio è capace di elaborare quindi la frequenza dell'hardware interrupt dipende fondamentalmente dal concetto di periodo. Il sistema di il buffer è il sistema di memorizzazione dove vengono appunto memorizzati i periodi. Il canale è il canale di riproduzione di audio, di input e di output, ovvero fondamentalmente le vostre casse, oppure qualsiasi altro, il vostro amplificatore, oppure la vostra uscita mixer potrebbe anche essere quella che poi si prende carico di distribuire il vostro segnale, sulle varie sistemi di riproduzione che esistono. Quindi dalla figura è possibile vedere che un buffer è composto da più periodi, il periodo è composto da più frame, i frame naturalmente vengono inviati su tutto il sistema, sul determinato canale di riproduzione. L'application layer consente un'altra funzionalità molto importante, quella di device capture e naming, dove per capture si intende la gestione differente dei dati che sono elaborati dalla scheda audio tramite il sistema operativo. Attraverso due plugin particolari, HV e Plug HV. In generale HV è utilizzato per i codecs e i barra container standard, per cui ho Vorbis, MP3, mentre i Plug HV sono utilizzati per i formati non standard, cioè quelli che probabilmente sono riferiti a schede audio esterne oppure sono proprietari. Potrebbe capitare che in generale un determinato codec, un determinato container potrebbero in qualche modo essere proprietari. Il naming invece, che è una funzionalità importante, è quella che consente di identificare il sistema di riproduzione output attraverso specifiche keyword, cioè quello di la facoltà di inviare un flusso informativo, e questo è stato all'inizio un aspetto molto innovativo di Alza, di inviare il flusso informativo su un determinato canale. E chi lo decide questo determinato canale? Voi. Il problema è, cioè il vantaggio è quello di manipolare il mio sistema audio a mio piacimento. L'ASO Cleric è in generale, qui vediamo alcuni aspetti dell'Alza System on Chip, che è costituito appunto da un'indipendenza dal codec, quindi non dipende fondamentalmente dal codec che stiamo utilizzando. Ha una semplice configurazione per i bus seriali 2S e la modulazione PCM. Cosa ancora più importante, il Dynamic Audio Power Management. Il Dynamic Power Audio
il Dynamic Audio Power Management è un elemento fondamentale perché permette a sistemi alza di essere utilizzato su dispositivi mobili. Sappiamo che la principale, la cruciale, anche diciamo, il problema più grande dei dispositivi mobili è quello del consumo della batteria. Allora, in generale, questo sistema, questo modulo, è un sistema software che gestisce e controlla la potenza quando un file audio è in esecuzione, utilizza la percentuale minima all'interno del sottosistema audio in qualsiasi momento in cui il dato audio è in esecuzione. All'interno del kernel esistono altri power management moduli, cioè modules, quindi in generale il DAPAM è in qualche modo indipendente da questi moduli. Cosa più importante è che il Dynamic Audio Power Management ha quattro domini di gestione, cioè gestisce divide le sue funzioni in quattro domini differenti: un dominio riferito ai codec, cioè riferito al monitoraggio dei codec, riferite alla macchina, quindi alle ingresse e le uscite fisicamente collegate, quindi stiamo parlando fondamentalmente di potenza del flusso informativo che viaggia da e verso altre schede audio, il dominio di patto, ovvero di percorsi segnali del sistema audio, quindi se il flusso viene dirottato su altri sottosistemi che non siano per esempio il vostro PC oppure per esempio su un mixer fisico. Lo streaming riferito agli eventi di riproduzione audio, ovvero quelli che applicate voi quando per esempio in una riproduzione inserite play o stop all'interno appunto di un determinato file audio. Pulse audio è esattamente la controparte di ALSA, quello che è un sistema che è nato fondamentalmente dopo e che garantisce, come ho scritto, garantisce delle potenzialità maggiori e anche più avanzate rispetto ad ALSA. General Sound Server è un sound server. Cos'è un sound server? Un sound server è un processo software che si occupa della gestione e dell'accesso a dispositivi hardware collegati. È un background process, cioè non siete in grado di vederlo graficamente attraverso interfaccia grafica, ma dovete in generale elaborare un po' di codice per poterne manipolare gli aspetti. Si comporta come un server, cioè viene definito server perché in generale offre un servizio a chi? Offre un servizio da una parte al sistema operativo per interfacciarsi allo strato composto appunto dai driver FADO, ALSA e Open Sound System per lavorare meglio. Vedremo poi dopo, successivamente vedremo i vantaggi. È utilizzato appunto come bridge da e verso l'architettura hardware. Pulse Audio è un'architettura middleware, cioè si frappone tra il processo applicativo, che può essere un player, che può essere un software di riproduzione multimediale, di produzione e di riproduzione multimediale, è un'architettura modulare. Non è un'architettura three tiers come ALSA, ma è un'architettura multi tiers. Vedremo che il lavoro di Pulse Audio è particolarmente più complesso rispetto a quello di ALSA. In generale, qui possiamo vedere alcune informazioni riguardo Pulse Audio, dove l'attuale rilascio, quella del 5.0, di cui poi parleremo successivamente, rilasciata il 4 marzo del 2014. Il sistema operativo che supporta Pulse Audio e che in generale è già implementato nei nostri sistemi operativi è quello, è implementato sul sistema del BSD, NetBSD o BSD e in particolar modo anche Solaris, perché in generale ALSA e Pulse Audio sono stati implementati con avevano come primo aspetto quello di essere compatibili con i driver dei vecchi sistemi Solaris. In generale, il tipo di licenza, le piattaforme su cui sono in generale non sono solo queste che sono in funzionalità, ma sono una serie di architetture, anche altre architetture, soprattutto quelli dei dispositivi mobili. Perché inserire? La domanda principale che uno si fa perché inserire Pulse Audio? Perché dal momento in cui esisteva ALSA, perché sviluppare un software che avesse capacità maggiori? In generale è riferito a tre tipi di problemi. Un problema di codec handling, ovvero di gestione dei codec. Quando i team di sviluppo di KDE e GNOME sviluppavano questi sistemi, si accorgevano che in realtà
questi sistemi non erano in qualche modo compatibili, e quindi chi aveva un dispositivo KDE o un dispositivo GNOME in generale si trovava con applicativi che non funzionavano, che in qualche modo erano incompatibili. Il secondo motivo è la Motley Application Development, ovvero questi sistemi avevano comunque uno sviluppo diversificato a seconda dello scopo dell'utenza, cioè vuol dire che in generale c'erano gli utenti che utilizzavano queste applicazioni, cioè le applicazioni diciamo audio, potevano utilizzarle per diversi scopi, per riproduzione, per editing audio, per recording o addirittura diciamo, successivamente anche fondamentalmente non so se conoscete, io sono chitarrista, quindi esistono dei software che permettono di avere lo spartito e di riprodurre la sequenza MIDI di quello spartito e magari di suonarci su. Anche quella era un'utenza che andava soddisfatta. Il terzo obiettivo è il task overlapping, ovvero esistevano numerosi progetti sulle architetture Linux, per cui quando venivano installati più sistemi si verificavano sovrapposizioni e malfunzionamenti. Quindi Pulse Audio converge tutti questi problemi in un unico software, creando diciamo quella che è l'unione appunto di intenti. Da questa figura notiamo come Pulse Audio fondamentalmente sia un sistema molto, molto diciamo, più complesso rispetto a altri. Innanzitutto non è tri-tier, ma è multi-tier. Ho evidenziato diciamo, nella figura, diciamo, nel livello Pulse Audio Engine Layer, i riquadri rossi e il riquadro giallo che poi spiegherò. In generale l'application layer è quello che si gestisce il software applicativo. La gestione, il layer diciamo della libreria, la gestione gestisce le principali librerie e le application programming interface utilizzate da Pulse Audio, e diciamo di sotto abbiamo il Linux kernel, cioè il livello kernel, l'hardware e naturalmente il network, perché Pulse Audio ha anche funzionalità di network. In generale i quadri rossi rappresentano fondamentalmente le diverse funzionalità di Pulse Audio. Non si vede, forse non si vede bene dal... Sì, si vede. Diciamo che principalmente se notate il flusso informativo passa attraverso questo filtro di cui un modulo si preoccupa principalmente della gestione del flusso su internet, un altro modulo invece si preoccupa fondamentalmente basato sui sound, che è precedente, cioè, non so, l'applicativo precedente a Pulse Audio, e soprattutto la compatibilità tra Pulse Audio e Open Source System. In generale tralasciate questo modulo che... tutto questo modulo qui si riferisce fondamentalmente al network, mentre anche Pulse Audio permette naturalmente, doveva permettere per forza come alza quello, la possibilità di inserire schede audio esterne, e questo è il sistema diciamo che gestisce questa possibilità, cioè ovvero l'hardware abstraction layer, cioè il sottosistema riferito alle schede audio esterne. Notate come ogni modulo ha un sync e un source. Source significa il flusso dalle schede audio verso il canale di riproduzione, quindi la distribuzione sulla riproduzione, e il sync. Sync sono molto simpatici gli americani perché utilizzano termini che esattamente sono precisi, perché sync significa lavandino. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente Pulse Audio cosa fa? Raccoglie i flussi informativi e li mixa, cioè ne ricava un solo flusso, esattamente quello che succede diciamo con l'acqua quando scende diciamo all'interno del lavandino. Ora, gli aspetti funzionali, tralascio questo aspetto, volevo solo porre l'attenzione sul fatto che Pulse Audio è un'architettura extensible plugin, ovvero è possibile produrre, implementare altri plugin e caricarli facilmente con la procedura DLOpen. Ha una bassa latenza di riproduzione, sia recording sia resampling, e ha una semplice interfaccia a linea di comando gestibile in daemon running mode, ovvero è possibile in qualche modo interfacciarsi a Pulse Audio anche quando è attivo. In generale Pulse Audio è quasi sempre attivo, a meno che non lo disabilitate voi manualmente. L'architettura ha un'architettura zero copy based. In generale diciamo queste due proprietà di Pulse Audio, cioè zero copy e low latency, cioè bassa latenza,
hanno un'importanza fondamentale, perché la zero copy serve fondamentalmente, ed è quello che succede poi nella slide, quella che ho evidenziato, non so se avete visto, ma nella slide precedente l'ho evidenziato in giallo, cioè zero conf, il modulo zero conf è quello che in generale si preoccupa di produrre, diciamo, la funzionalità di zero copy. La zero copy è una funzionalità che permette, cioè un'operazione secondo la quale un audio processing unit, cioè un'unità di elaborazione audio, gestisce un dato audio evitando di passarlo appunto da una zona di memoria ad un'altra. Questo serve moltissimo in che cosa? Nelle applicazioni network based. La zero copy è in generale una funzionalità che diciamo converge in maniera molto diretta con la low latency, ovvero la bassa latenza. La latenza in generale è il ritardo dovuto all'elaborazione di dato maggiore, diciamo dell'elaborazione del dato, e in generale maggiore è la latenza, minori saranno naturalmente le prestazioni del sistema. Pulsaudio permette di modificare la latenza, soprattutto nella versione 5.0, permette di modificare la latenza da 5 millisecondi ai 30 secondi. Che cosa è successo in Pulsaudio nella nuova versione 5.0? E ho concluso. C'è stato un abbandono del modulo, diciamo, A2DP del progetto Blue, diciamo Blue Z5. Il progetto Blue Z in generale è un progetto legato all'implementazione di moduli per supportanti alla tecnologia Bluetooth. È chiaro che in qualsiasi sfera audio si può supporre che il segnale possa essere trasmesso fisicamente, diciamo, in diversi modi, o a livello o cablato, oppure comunque Bluetooth, o comunque wireless, diciamo. Quindi c'è stato l'abbandono appunto di questi, soprattutto i moduli Endset e il modulo Endset Free. In generale non supporta più la funzionalità per applicazioni VoIP, ma solamente ed esclusivamente per le riproduzioni. C'è stata una reimplementazione del modulo RT per ESIB, ovvero che è il principale gestore della latenza, in cui possiamo, oggi, diciamo, nella versione 5.0 la latenza può essere regolata manualmente in super user space, cioè non attraverso permessi di root, dai 5 millisecondi ai 30 secondi. Cioè, ci sono stati dei miglioramenti delle prestazioni, soprattutto soprattutto sulla portabilità presso architetture, diciamo, ARM Neo. Le ARM Neo sono in generale architetture utilizzate oggi per accelerare e standardizzare il trattamento e l'elaborazione dei segnali multimediali. Se c'è qualche domanda, ho dovuto essere conciso, in realtà il discorso era anche molto più ampio, però nel caso voleste fare qualche domanda sulla riproduzione, eventualmente se siete musicisti, non so quante persone sono musiciste in sala, potete farmi qualche domanda. Va bene. Qual è il migliore distro Linux da usare per produzione? Allora, quella più completa, io in generale non la consiglio per altri motivi, però Ubuntu è sicuramente quella più completa. Perché c'era anche Ubuntu Studio. Anche Ubuntu Studio, infatti quella è la versione utilizzata soprattutto per chi lavora con i file multimediali. Io Ubuntu intendevo proprio tutta la gamma del sistema. Per la musica. Ubuntu sicuramente quella migliore, ma comunque in generale dipende anche molto dal software applicativo che scegli, perché il sistema potrebbe essere in grado in qualche modo di farti avere prestazioni molto grandi, diciamo molto elevate su un determinato aspetto, però devi comunque io preferisco, come personalmente preferisco Arduino come software applicativo. Su Ubuntu Studio stai una meraviglia. Vabbè, io ringrazio voi per l'ascolto, sono stato l'ultimo, vi ho abbattuto completamente. I miei riferimenti mi trovate su Google Plus, su Facebook, la mia email è questa qui, su SlideShare trovate le slide, però in maniera integrale. Vorrei ringraziare l'Osservatorio di Capodimonte, l'associazione Analogo che mi ha permesso di fare questo intervento, Marco Ferrigno, che è lì presente, che odia Pulsaudio e quindi, diciamo, ha detto mi raccomando dillo perché ci tengo, e poi Emiliano Grilli che mi ha dato l'idea, diciamo, di questo intervento, e poi vorrei ringraziare voi. Grazie.